Una buona serata, ben ritrovati come sempre, cari amici e care amiche di Angoli, e grazie per essere in mia compagnia anche in questa serata di festa, lunedì di Pasquetta, e decidiamo di trascorrerla insieme ascoltando quella che è la grande musica d'autore, con quelle belle atmosfere morbide che ci abbracceranno, soprattutto grazie ai nostri ospiti. Lei è una voce jazz meravigliosa, lui il pianoforte che l'accompagna. Loro sono Monica Giuntoli e Marco Farello, sono i Brothers in Jazz. Buonasera Dolores. Ciao ragazzi, ben arrivati. Ciao, ad Angoli. Un grande piacere avervi qui, grazie. Anche per noi, grazie a voi. Quindi, come ho detto, voi siete davvero immersi in quell'atmosfera che a volte si definisce un po' una musica di nicchia, perché il jazz è un po' particolare. Ti vedo, Marco, sì, subito annuire, che dici? Sì, perché a volte jazz è una parola che forse può fare un po' paura a chi non lo conosce, ma il jazz è formato da tante correnti, tanti piccoli rigagnoli che poi vanno sempre tutto nella grande musica, però ci sono anche delle musiche jazzistiche che sono molto più orecchiabili e che fanno appunto molto meno paura di tanti altri grandi nomi della musica jazz storica, insomma. Quindi ci si può avvicinare anche proprio con il gusto dell'ascolto e della conoscenza, e voi date assolutamente questa grande possibilità. Monica, prima di arrivare da te e chiederti di questa tua carriera e anche di come vi siete conosciuti, io voglio, a conforto delle parole di Marco, proprio entrare in punta di piedi in uno dei vostri brani. Particolarmente la tua voce emerge da questo My Funny Valentine. Allora, se sei d'accordo, chiedo alla regia di mandarci, grazie, proprio un assaggio, e poi ripartiamo proprio da queste note. Vai regia. Qui con me, ve li racconto perché sono già immersi soltanto con l'ascolto. Vedo Marco che sta battendo il tempo, sta seguendo le note, Monica che si ricorda, no, come le vibrava la voce, e quindi sono nuovamente in quell'atmosfera. Monica, bellissimo, è anche un omaggio questo. Sì, è vero. Questo è un disco omaggio a Frank Sinatra, che ho avuto la possibilità di proporre in collaborazione con un grandissimo maestro che è Sante Palumbo. Al basso c'è Riccardo Fioravanti e alla batteria Stefano Bagnoli, che sono dei jazzisti molto rinomati. È stata un'esperienza meravigliosa, perché quando si ha a che fare con persone di questo calibro e musicisti di questo livello, c'è sempre da imparare, no? E oltretutto il lavoro che c'è dietro è relativo anche all'arrangiamento di un brano, non a riproporlo così come è stato cantato da Frank Sinatra. Quindi è una nuova veste, assolutamente, è un nuovo modo di riproporlo. Ma torniamo, certo, a voi. Voi, sì, come vi siete conosciuti? Chi me lo racconta? Ah, Marco? Abbiamo il nostro comune denominatore in questo video, che è il maestro Sante Palumbo. Noi ci siamo conosciuti all'Accademia Musicale di Castellanza di Villa Pomini, dove frequentavamo un master, un corso di perfezionamento jazz, Monica per la voce, io per il pianoforte. Conosco Sante Palumbo da
come dice lui, da quando avevo i calzoni corti. Ci siamo trovati, ci siamo conosciuti e così mi ha detto, ma proviamo magari qualche volta a suonare insieme. E così abbiamo cominciato a suonare insieme e poi non abbiamo più smesso. E sono successe tante cose belle. E sono tante le vostre collaborazioni, tanti gli artisti che con voi condividono queste emozioni e queste sonorità. Ne cito uno che è anche amico di Angoli, Raffaele Köhler, che noi amiamo tantissimo. Ed è venuto spesso a trovarci. Quindi sono tanti gli artisti che insieme a voi contribuiscono a creare questa magia. E poi arriva l'idea del CD, è vero Monica? Assolutamente. Ce ne parli? Sì. Proprio grazie a un brano che abbiamo, diciamo, registrato insieme, che è Non arrossire, che è un omaggio a Giorgio Gaber, abbiamo contattato Raffaele Köhler. Che appunto non suonato... l'ho citato per caso. No, è stato... non lo sapevo, veramente. Eccezionale. E abbiamo appunto proposto questo brano nei vari locali con enorme successo di pubblico. A quel punto ci siamo guardati in era quella faccia che, che ho avuto così. Io me lo immaginavo come immerso in un jazz club newyorkese, no? Quindi ho cercato di ricreare nella mia mente questo tipo di atmosfera. E è stato poi logico pensare ad avere un suono di tromba flicorno, come in effetti poi Raffaele dopo ha fatto bene, in questo arrangiamento particolare. E questo è stato il seme che poi ha dato il via al CD. Al CD. Quindi il fatto di pensare a un omaggio a dei grandi brani, dei grandi pezzi, di grandi autori, però ripensati e rivisti con i nostri occhi, con i nostri arrangiamenti. Chiave un più po'. Jazzistica. Più e allora entriamo in questa atmosfera proprio per qualche secondo, perché ho ancora tante cose da chiedervi. Vai regia. Il sole no, non cercherò, è un capriccio che se ne va, la primavera non viene più. Monica, anche qui le atmosfere sono pazzesche, riconosciamo i Navigli, riconosciamo questo tempo un po' anche andato, però è bello riviverlo grazie a questa atmosfera, che ne dici? Assolutamente sì, infatti abbiamo scelto di fare il video in riprese notturne proprio per accompagnare questo brano scritto da Marco, perché questo è uno dei due inediti contenuti nel CD. Uno è stato scritto da me e questo è di Marco. E quindi c'è tutta questa atmosfera milanese, notturna. Certo, che è proprio adattissima a questo contesto. Alle 4:30 del mattino, io non vorrei dire. Insomma, un bel momento. Infatti. E se non sbaglio, un'altra cosa che caratterizza anche proprio la scelta artistica, voi avete lavorato in presa diretta. Cosa che solo i grandi fanno, perché insomma buona la prima, quindi vedi tu. È vero. Marco, sì, dice? Sì, abbiamo voluto... Spieghiamo agli amici a casa, perché tra di noi sappiamo cosa vuol dire. Sì, spesso si registrano dei brani a strati, no? Quindi magari prima la batteria, poi il basso, poi si mettono le tastiere, poi dopo ci si canta. E noi invece abbiamo cercato di ricreare un'atmosfera come se fosse un concerto dal vivo. Quindi tutti insieme a suonare insieme.
E beh, insomma, pensiamo insomma, il nostro piccolo. È riuscito bene, no? Complesso perché se c'è qualche errore poi tutti devono rifare tutto. Certo, quindi invece, bisogna dare davvero il meglio e per voi non è assolutamente però difficile. Però l'atmosfera che si crea impagabile, perché sembra di stare ad un concerto in realtà. E questo è bellissimo e poi arriva naturalmente all'ascolto. E poi c'è quest'altro brano del quale ascolteremo proprio qualche nota in questi ultimi momenti della nostra chiacchierata, che invece ha una sua struttura importante, anche un pensiero che naturalmente, Monica, tu da donna vivi con grande sensibilità, come tutti, ma particolarmente per quanto riguarda noi, e hai voluto trasformare questo tuo pensiero in questo brano. Di cosa si tratta? Assolutamente, il brano si intitola Tutto cambia. Dunque io l'ho scritto di getto, non pensavo di scrivere un brano con questo tipo di messaggio. Diciamo che durante il lockdown si è parlato molto della violenza sulle donne perché è esploso questo fenomeno che è diventato un problema, un vero e proprio problema sociale. I dati dell'OMS ce lo dicono tutti i giorni. In tutto il mondo una donna su tre subisce violenza almeno una volta nella sua vita e soltanto il 10% lo denuncia. Quindi aver scritto questo brano che ha in sé un messaggio di speranza, perché la donna che subisce la violenza a un certo punto risveglia la sua consapevolezza e decide di lasciare la persona che comunque tanto amava, perché queste storie paradossalmente nascono da grandi storie d'amore. E certo. Reali. È questo grande amore che tiene legati nella speranza che qualcosa cambia, invece esatto. Poi questo qualcosa non cambia mai, lo stiamo ascoltando un po' in sottofondo invece questo brano. Ragazzi, quindi dove vi si viene ad ascoltare? Perché ora stiamo chiacchierando, stiamo raccontando di voi, della vostra arte, di come vi siete incontrati, ma io so che gli amici a casa certo. Ora si domandano, va bene, ma dove andiamo ad ascoltarli? Beh, noi adesso abbiamo tra qualche giorno un piccolo concerto in quel di Monza e poi esatto, poi comunque direi aggiorniamo sempre i social. Noi aggiorniamo sì, esatto, aggiorniamo i social, quindi annunciamo sempre tramite i nostri profili, le nostre situazioni. E poi stiamo lavorando per poter fare un piccolo, non dico tour, però insomma un po' di movimento anche all'esterno dell'area proprio milanese, lombarda, ma anche certo. Andare a toccare qualche locale, qualche jazz club. Un po' più in là, insomma. Sì, 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 bene, sì, sì. Quindi sarà sicuramente un'occasione per tutti quanti per seguirvi. Io vi ringrazio tantissimo. Grazie per aver scelto cuore. Angoli, per raccontarvi, per lanciare questo progetto, insomma, itinerante. Grazie a Monica Giuntoli, a Marco Farello, loro sono i Brothers in Jazz. Grazie ragazzi, grazie a prestissimo. Grazie a voi, a presto. Grazie anche a voi, rimanete lì perché tra poco continuiamo a stare insieme ad Angoli.